Ibra, sabato un tentativo di furto, un furto, avete subito un furto, che cosa è successo? Hai bloccato i ladri? Allora, sabato sera alle 6:30 ci sono di 3 persone, io, anche mio fidanzato, mia sorella. Quando devo andare per fare pesare, per andare a casa, vicino a via Milano, meno di 500 metri. Quando devo andare meno di 500 metri, ci sono un motorino, arrivo, devo rubare la borsa mia sorella, un gruppo di motorino. C'è altri due vicino a me. Quando devo scappare per recuperare la borsa, c'è 2 persone che devono bloccare a me. Quando loro bloccano a me, io non posso camminare. E ho detto lasciami, lui da togliere un coltello. Dice non devo andare, sono di parte. E ho detto a lui, quando loro andare via, tu non andare via, perché tutti e tre insieme. Però lui è andato da scappare, perché da prendere borsa mia sorella e scappare via. Allora, c'è altri due, c'è uno togliere un coltello, dice lascia lui, dice no. Allora, quando tu 2 persone bloccare a me, c'è un'altra di persone che fa uno cu mia sorella. Quando ha fatto uno cu mia sorella non si è sentita bene. Allora, quando io bloccare un'altra di persone, altre persone devono scappare. Quando loro scappare, i vicini arrivano. Quando i vicini si arrivano, si domanda lui il documento. Lui si dà il vicino il documento, il carabinieri sta arrivando meno 2 minuti. Senti, però le persone che c'erano attorno a voi, a parte questi tre, come hanno reagito? Ci sono là assai di persone non aiutare a me, sempre si guardare, oh, me, persone non aiutare a me, però è difficile, perché alle 6:30 c'è qualcuno di rubare, persone non aiutare, è difficile. Però grazie mille di carabinieri, perché meno di 2 minuti i carabinieri saranno arrivati, aiutare a me, meno i carabinieri arrivo. Però la borsa di tua sorella è stata rubata? Da rubare la borsa di mia sorella, non si è trovata ancora, perché la borsa ci sono passaporto, c'è uno diploma, è importante per lei, perché lei non è qua in Italia, lei è sempre a Parigi. Deve venire qua per fare un trisso, dopo fare 2 o 3 giorni deve andare a Parigi per lavorare. Però carabinieri ha fatto una pratica, ci dà lei, posso andare come aereo. Tu da quanti anni sei in Italia, a Napoli? Io sono qua a Napoli 6 anni, sempre qua a Napoli. Quando io devo andare a Milano, a Roma, sempre devo venire qua a Napoli, perché io lavoro qua, sono Vesuviano, io lavoro qua. Ti senti un po' in pericolo a camminare per queste strade, cioè criminalità? Sì, è pericoloso, però sempre io devo fare attenzione a tante cose, però è pericoloso. Tutti esempio da te. Bravo. Grazie mille. Ciao.